Martedì scorso i casi Covid erano poco più di 29.500 in Italia. Oggi, a una settimana esatta di distanza, si registra un aumento del 110%, se ne contano cioè 62.071. Colpa delle nuove varianti di Omicron, addirittura più contagiose di morbillo e varicella, che in Sudafrica stanno alimentando una nuova ondata, la quinta. Un elemento che un po' inquieta è anche quello che le nuove varianti, anche all'interno delle Omicron, quindi la 4 o la 5, possono in qualche modo far sì che ci sia una reinfezione anche nel breve periodo a seguito di una pregressa con la Omicron BA1, il capostipito, e in più anche una certa perdita della capacità protettiva dei vaccini attuali. L'indice di trasmissibilità delle ultime varianti è addirittura di 15 contro il 7 di Delta e il 2,5 del SARS-CoV-2 originale, che però era molto più aggressivo. Io credo che la tendenza naturale di questo virus, come tutti i virus, sia quella sì magari di essere molto diffusivi, perché per loro diventa un vantaggio, ma anche di essere meno cattivi, meno patogeni verso gli ospiti, in questo caso gli umani. 153 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore. Per fortuna il dato delle ospedalizzazioni è in calo. Due in meno i ricoveri in terapia intensiva, 99 in meno quelli nei reparti ordinari. Scende al 15,1% il tasso di positività. E speriamo che con ripetuti vaccinazioni e l'utilizzo dei farmaci antivirali ora disponibili ed efficaci, specifici, soprattutto se assunti nei primi momenti, per ridurre quello che sarà l'impatto della malattia con cui purtroppo dovremo convivere.